Quando si parla di mentalità vincente non si può non fare riferimento a questo signore qua, Michael Jordan. Federico Buffa, che è quello che racconta e narra dei grandi dello sport, descrive Michael Jordan come uno che ha un contratto con se stesso. Era ovvio che dava il massimo perché prendeva un fracasso di soldi, ma in questo caso qua in NBA tutti prendono un fracasso di soldi e quindi avremmo avuto un casino di Michael Jordan. Per rendere onore a se stesso doveva dare il massimo. Ha sempre cercato con costanza di migliorarsi. Durante le registrazioni di Space Jam si era fatto costruire un campo a basket per allenarsi e tra un ciak all'altro andava a allenarsi a tirare. Pazzesco. A mio modo di vedere è stato un grandissimo compagno di squadra. Aveva un talento smisurato e sapeva che i suoi compagni lo seguivano anche per questo. Ma a differenza magari di altri che preferivano essere una guida al di fuori del campo, alla sera magari con alcol e un po' di tose, lui preferiva esserlo in campo con i fatti.